Benvenuti su Motovastrada, siamo insieme ad Alex del Motoclub Tingavert che è responsabile per quanto riguarda la regione Piemonte. Ciao a tutti, siamo qua per presentare il nuovo raduno del 2013 del Motoclub Tingavert che si terrà il 27-28 luglio a Pragelato. Sono 6-7 anni che faccio parte oramai di questo motoclub, tutto è nato per gioco. È stata una cosa così per poter avere anche noi in Piemonte un ritrovo tra amici, e la cosa si è sviluppata piano piano, lo staff si è allargato sempre di più tant'è che siamo riusciti comunque a creare un evento abbastanza grande, abbastanza seguito e abbiamo deciso quest'anno di usare un po' questa, questo seguito che abbiamo a raduno per lasciare anche qualcosa alle persone che vengono quindi abbiamo deciso di incentrarlo tutto su ciò che è la sicurezza stradale Infatti in grazie alla collaborazione di Motorosi, eh, Moto Airbag e della Croce Verde eh, ci saranno un po' di eventi, tutti finalizzati a quello che è la sicurezza in strada specifica per le moto. Quindi Croce Verde farà una, una dimostrazione di primo soccorso e di come comportarsi quando... Eh, Purtroppo, sei in giro con gli amici in moto, capita un evento spiacevole e non si sa mai come comportarsi finché non arrivano i primi soccorsi, quindi la finalità è capire e insegnarti cosa fare, ma soprattutto cosa non fare. Uh, Motoroasi verrà con uh, il suo simulatore moto per uh, farti provare in maniera virtuale Uh, quegli eventi che possono succedere per la strada e che possono essere comunque abbastanza spiacevoli in maniera da capire come comportarsi e come non comportarsi. E Moto Airbag, uh, che è uno dei principali produttori di airbag di motociclisti, farà testare i suoi gilet anche proprio sulla pelle delle persone perché ci sarà un fortunato che testerà l'airbag, uh, lo faremo scoppiare sulla sua schiena e proverà l'ebbrezza di prendere una martellata sulla schiena e capire quanto è il livello di protezione di questo airbag. Perfetto, quindi per quanto riguarda abbiamo tanta sicurezza stradale, che oggi è importante perché quasi tutti i motociclisti non ci pensano. E in più, oltre alla sicurezza stradale, dove lo fate, perché la scelta del posto e oltre a quello, cosa farete durante i due giorni? Allora, l'evento è in poche parole all'interno di un villaggio turistico che è il villaggio Chinca di Pragelato. Abbiamo deciso di farlo lì perché oramai viste le dimensioni del raduno avevamo bisogno di una struttura grande, una struttura che avesse comunque eh, molte attrazioni, perché comunque un raduno su due giorni, eh, quello che non vogliamo è che la gente sia noi. Quindi al villaggio Kinca puoi fare un po' di tutto perché ha un sacco di attrazioni dal campo da calcio, arrampicata, piscina, chi più ne ha più ne metta, ce n'è di tutto. E quindi abbiamo trovato da tre anni questa struttura che ci ospita, sono disponibilissimi, la struttura è a nostra disposizione completamente per i due giorni. E inizia il tutto ufficiosamente il venerdì sera il 26, si fa una grossa grigliata tra tutti quanti. E poi il Raduno apre in poche parole il sabato mattina il 27. Cominceranno ad arrivare vari stand, tra cui i principali e più importanti ci sarà la Nolan Group che porterà direttamente tutti i suoi caschi della sua gamma in prova gratuiti per chi lo vuole. Ci sarà Motorosi, come dicevo prima, con il suo simulatore, verranno eh, il team Rabino eh, Sport di Trial, verrà Matteo Cugno con anche lui, è sempre un team di Trial, altre concessionarie del settore che porteranno delle moto Trial lì in prova, per chi vuole provare le di, di questa moto diversa dalle solite. E, durante il raduno... Al mattino ci sarà principalmente accoglienza, al pomeriggio, nel primo pomeriggio subito dopo pranzo partiranno due motogiri in Francia, un motogiro per un'andatura un po' più veloce che andrà su al Col di Zoard e un motogiro per chi ama invece il turismo, guardare i panorami, che si fermerà su a, sopra Brianson a Puy-Saint-Pierre. Ritorno nella metà pomeriggio al, al raduno perché ci sarà il, il corso di, della Croce Verde a seguire subito il Sangria Party in piscina, dove in poche parole con, con pochissimo si potrà bere e mangiare tutti in compagnia insieme. A quel punto cena e la cosa principale, una cosa nuova per il nostro raduno da quest'anno, subito dopo cena ci sarà uno spettacolo di trial acrobatico con uh, dei grandi piloti a livello nazionale di trial che per un'ora ci diletteranno con le loro esibizioni dentro il, il trial park che c'è dietro il villaggio Kinka. A seguire un po' di festa, un po' di DJ fino a che la gente resta ancora a stare in piedi. Domenica di nuovo accoglienza, giochi, intrattenimenti, chiarisco piscina gratuita, quindi chi vuole venire anche solo a prendere il sole è benvenuto. Un giro turistico. Per chi vuole fare ancora qualche chilometro in moto su Al Colle delle Finestre e poi si arriva alla conclusione del raduno alle 5-5 e mezza di sera, ancora perché noi organizzeremo dei giochi, degli eventi, eh, dei premi per uh, varie categorie, fino a che poi alle 5.30 ci saluteremo e anche questo evento sarà finito. Vi consigliamo di venire su a Pragelato perché un evento simile mi sembra che in Piemonte ce ne siano pochi. A quanto pare sì. O forse l'unico. Io spero che ce ne siano sempre di più perché comunque sono eventi che ti permettono di rendere un po' più amichevole il motociclista verso le altre persone perché comunque chiarisco l'ingresso è gratuito da noi, sono ben accetti chiunque, non per forza motociclisti, non per forza gente del motoclub Tingavert è aperto a tutti, anche a chi in macchina non sa cosa fare vuole venire a passarsi una bella giornata con noi le porte sono aperte, nessuna spesa, quindi ragazzi cosa posso dirvi? Venite, venite, venite. venite.